Il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione per il 2015. Il documento è stato illustrato in aula dal sindaco Piero Fassino e dal consigliere delegato Mauro Carena. Dopo l'adozione da parte del Consiglio, il documento verrà portato all'approvazione della Conferenza metropolitana dei sindaci. Ai lavori hanno assistito i portavoci delle zone omogenee, da poco nominati, in rappresentanza di tutti i comuni del territorio. Il bilancio 2015 della città metropolitana pareggia sulla cifra di 850 milioni di euro. È un documento contabile tecnico adottato da un ente non in smobilitazione ma nuovo, capace di affrontare il cambiamento in atto dopo la riforma che ha istituito le città metropolitane e di gestire un piano di opere pubbliche per 20 milioni di euro nel settore della viabilità e delle strutture scolastiche. Anche il piano di alienazione degli immobili per 110 milioni di euro verrà impostato non per fare cassa, ma per portare avanti un'operazione di razionalizzazione e riorganizzazione dell'ente. È il primo bilancio della città metropolitana in una fase in cui la città metropolitana è in via di costruzione, quindi come tale è un bilancio che risente di una fase di avvio e risente anche ovviamente di un quadro finanziario e legislativo che è ancora in essere. È in corso di approvazione in Parlamento il decreto enti locali e quindi dovremo tenere conto di quello che lì emergerà, che oggi non è ancora definito. È in corso di approvazione la legge regionale sulle città metropolitane e sulle aree vaste con la definizione di quali competenze la Regione intende trasferire. Quindi è chiaro che noi approviamo oggi il bilancio a scenario finanziario e legislativo vigente, ma a settembre dovremo assestarlo tenendo conto di quello che il Parlamento avrà deciso in queste settimane e la Regione avrà deciso in queste settimane. Il bilancio di un ente nuovo, un ente con delle difficoltà economiche perché la città metropolitana dovrà diventare il motore di sviluppo e un soggetto che quindi dovrà avere finanziariamente un trattamento diverso. 20 milioni però sono destinati subito per opere pubbliche. Un piano di alienazioni che non vuol dire dismettere patrimonio, ma vuol dire investire per quello che riguarda la viabilità, la sicurezza e soprattutto gli edifici scolastici, dove già in questo bilancio rispetto a quello precedente la città metropolitana è comunque cresciuta negli investimenti per quello che riguarda la sicurezza nelle scuole e per quello che riguarda la sicurezza sulle strade.